quattro con le Marche, il quarto è quello bolognese. Il progetto è, se non sbaglio, dei primi anni 60 e si interrompe, nei primi anni 50, scusate, e si interrompe inizialmente anche per la complessità e la vastità del lavoro necessario. In effetti, insomma, è stato un lavoro di lunghissima durata e anche per lo stesso Orbizzani e per la Fondazione Gramsci, per l'Istituto Gramsci di allora, il lavoro non aveva mai fine, perché la ricerca e anche, insomma, l'individuazione di nuovo materiale progressivamente impediva di arrivare alla conclusione, alla parola fine, e anche con la anche insomma con il desiderio dello stesso Orbizzani di produrre e di dare alle stampe un lavoro completo, era molto molto difficile arrivare ad una conclusione. Devo dire che l'idea di pubblicare questo lavoro che Orbizzani ha tenuto per tantissimo tempo, la prima idea di pubblicare questo lavoro che Orbizzani ha tenuto per tantissimo tempo tra le sue carte è stata di Pierpaolo Dattorre, che gli propose appunto di concludere il lavoro, di darlo per concluso e di procedere con la stampa. Infine un ringraziamento particolare da parte mia, proprio anche personale, perché a nome della Fondazione Gramsci, va a Marachiara Sbiroli, che è la curatrice del volume, per aver ereditato, diciamo, con grandissima cura il lavoro, per avergli dedicato davvero con grande professionalità e attenzione la revisione, l'integrazione, ma sempre con l'idea di lasciare il materiale il più possibile come l'avevamo ereditato da Luigi Orbizzani e come anche altri collaboratori, per esempio Beatrice Nanni, che a sua volta era intervenuta a collaborare con Orbizzani e a aiutarlo, insomma, in questa stesura. La nostra intenzione era proprio quella di lasciare il materiale il più possibile legato a quel lavoro. L'eredità di Maria Chiara Sbiroli non è stata semplice, però con entusiasmo, insomma, con entusiasmo e con una forte professionalità ha portato a termine il lavoro con alcuni interventi che poi lei stessa ci racconterà, anche con quella passione da bibliotecaria che ognuno di voi che frequenta la Fondazione Gramsci ha modo di verificare. Io a questo punto darei la parola al primo degli interventi, cioè ad Angelo Armi. Grazie. Il mio non è un intervento tanto sul libro, che verrà presentato da chi di dovere, quanto un intervento di ricordi suscitati da questo libro, lo faccio cenno nella mia presentazione. È stato detto bene, Franco Della Peruta ha avuto un ruolo molto significativo nel volere a tutti i costi e giustamente che si arrivasse alla pubblicazione di questo repertorio. E l'ha voluto non solo e non tanto perché lui, insieme a Gianni Bosio, all'inizio degli anni 50, come già stato detto, ha pensare ad una collana di forte impegno storiografico, ma anche e soprattutto di impegno civile, di ricerca di tutte quelle fonti che spiegassero il ruolo, la funzione, il tentativo di crescere e di emancipazione delle classi emarginate nel nostro paese dall'unità in poi, attraverso appunto le pubblicazioni che queste voci del mondo del lavoro, del mondo socialista, del mondo operaio avevano rappresentato. Il progetto terminò poco dopo, un po' perché è stato detto, quindi per la difficoltà del progetto stesso, al quale però avevano dato l'adesione tutti i maggiori storici di quella generazione, Santarelli, Ragionieri, tantissimi
personaggi che poi hanno fatto la storiografia italiana del dopoguerra. E Della Perrute, ripeto, non aveva solo questa intenzione, diciamo, legata a una sua creatura, ma proprio credeva fermamente ancora, negli anni in cui così tanto frequentato, negli ultimi decenni del Novecento, nella necessità assoluta di arrivare a queste conoscenze bibliografiche, di emeroteche, di un mondo che non si voleva perdere. Non so, se diceva prima con Siriano, se questo è un mondo davvero finito e se questo testo non è un testamento di un passato. Può essere che sia così, poi ognuno di voi giudicherà. Certamente ci vogliono anche i testamenti del passato, e questo, se lo è, testimonia appunto di una volontà di ricostruzione di quello che poi è stato il nostro paese, che si è fatto immettendo progressivamente all'interno del processo unitario, fatto da nuclei ristretti di ceti sociali, progressivamente immettendo il mondo popolare fatto dei cattolici che erano l'opposizione, il mondo popolare fatto dal mondo socialista, repubblicano e radicale, che ovviamente era l'opposizione, un'opposizione diversa. Adesso non stiamo a ripetere le vicende della storia italiana, ma certamente attraverso queste pubblicazioni si trascinò dentro all'Unità d'Italia questa realtà popolare. Si riuscì, ecco, era in questo che Della Perrute credeva, era questo che Della Perrute voleva certificare. Un assoluto tentativo continuo che Della Perrute aveva di far capire che l'Unità d'Italia è una cosa reale, concreta, fatta da tutti gli strati sociali. Se c'era un oppositore del revisionismo storiografico in tema di risorgimento, questo era proprio Franco. Non sopportava quei discorsi che venivano da destra, ma anche molto da sinistra, che negavano il valore, il significato, la forza di un'Unità d'Italia che aveva trascinato, con tutti i difetti, gli squilibri, i limiti, aveva trascinato la nostra società verso il progresso, verso il futuro. In questo credeva. E questo questi libri erano strumenti per certificare questo ai suoi occhi. E quindi in questo. Poi purtroppo probabilmente è stata una delle ultime cose che ha scritto Franco Della Perrute, questa presentazione, prima anche lui di lasciarci, di farci perdere la sua vitalità, la sua forza costruttiva. Tenete conto del fatto che questo grandissimo storico, questa persona che viveva dentro gli archivi e dentro le biblioteche, quindi lo si poteva individuare come un topo di biblioteche per chi non lo conosceva, era assolutamente all'opposto, viveva dentro le biblioteche, dentro gli archivi, conosceva tutti gli archivi e tutte le biblioteche d'Italia. Lui aveva fatto il viaggio di notte costringendo la sua povera moglie a girare per archivi, e quindi questo è uno dei ricordi, chiedetelo a sua moglie, che è ancora vivo. Per nostra fortuna. E Franco Della Perrute però aveva una vitalità non solo umana e fisica, il rapporto con gli altri, le amicizie, i rapporti con i giovani, ma aveva una vitalità anche di ideazione storiografica. La curiosità, che è uno dei tratti fondamentali di un grande storico. Bisogna essere curiosi del mondo, della vita, per essere uno storico grande come è stato lui, come pochi ci sono stati in questi ultimi decenni. Quindi
scusate questi ricordi personali, ma credo che per un libro di questo genere, per un lavoro di questo genere, fatto anche, tessuto anche di questi ricordi, fosse necessario parlarne. Comunque vi ringrazio, do la parola a chi presenterà in maniera più precisa il testo. Grazie. Grazie. Dunque, in realtà il mio contributo non sarà tanto relativo a questo volume, ma alla ricostruzione del contesto, l'ambito in cui fu concepita e fu intrapresa da Luigi Arvizzani più di 60 anni fa questa ricerca, ed è una, per me è stata una coincidenza molto, molto fortunata il fatto di poter disporre di questo lavoro proprio mentre finalmente potevo ricostruire appunto la storia di questo progetto di ricerca collettiva, la bibliografia della stampa periodica operaria socialista in Italia, per conto della Fondazione Feltrinelli, che ha in un programma un lavoro sulla storia della biblioteca, per l'appunto. E io avevo da molti anni una curiosità molto forte su questo progetto, ma non avevo potuto accedere proprio alla documentazione centrale che è quella conservata dalla Fondazione Feltrinelli, che oggi è disponibile. E avevo una grande curiosità perché avevo due indizi su questa vicenda che mi stimolavano a pensare che dietro ci fosse qualcosa di interessante. Innanzitutto il fatto che nei cataloghi che raccoglievano l'opera della storia della biblioteca Feltrinelli, che ho studiato con la mia tesi di dottorato, galleggiava, diciamo, fra i titoli delle collane questa collana appunto intitolata Biblioteca della stampa periodica operaria socialista in Italia, diretta da Franco Della Tenuta, con solo questi due titoli che sono stati ricordati e che sono volumi gemelli del volume che oggi viene presentato: i periodici di Milano in due tomi e i periodici di Messina, curato da uno studioso a me allora sconosciuto, un tale Gino Ciretto. Quindi evidentemente si trattava di un progetto che non era andato a buon fine, qualcosa si era interrotta. E l'altro indizio mi veniva dalla consultazione, dallo studio della fondamentale ambito in cui questo progetto era nato, cioè la rivista di Gianni Bosio, Movimento Operario, dove in uno dei fascicoli è stata pubblicata una sorta di lettera circolare guida con le istruzioni metodologiche per realizzare appunto questa bibliografia. E una bibliografia che una delle istruzioni che si rivolgevano, senza nominarli, a una rete di corrispondenti provinciali appunto che dalle pagine di Movimento Operaio dovevano trarre appunto le indicazioni, le linee guida per condurre questo lavoro. E quindi queste erano le uniche due tracce, e soltanto molti anni dopo, prima potendo accedere al fondo di Gianni Bosio a Mantova, che è stato reso disponibile prima di quello della Fondazione Feltrinelli, e poi finalmente accedendo alla corrispondenza di Franco Della Tenuta, sono riuscita a ricostruire questa esperienza, e mi sono veramente molto appassionata alla storia di questo progetto fallito, ma spesso nella storia delle istituzioni culturali i progetti falliti sanno illuminare dei momenti di svolta più di quanto non lo facciano i successi e le opere realizzate, e poi soprattutto questo carattere di progetto collettivo, di rete di studiosi impegnati in una ricerca, in un'Italia, quella dell'inizio degli anni 50, in cui non solo non esistevano le email, ma anche parlarsi al telefono era difficile. Ebbene, quindi approfondendo questa storia scopro che innanzitutto il progetto era un progetto ideato da Gianni Bosio e che negli anni di collaborazione fra Bosio e Della Tenuta, come condirettore di Movimento Operaio, appunto aveva visto l'affiancamento di Franco Della Tenuta a Gianni Bosio, e successivamente, in modo anche non proprio indolore, il nome di Bosio è stato cancellato anche da quei prospetti che ricordavano appunto questa collana, tant'è che Bosio protestò fino all'ultimo perché nonostante il suo, come noto, licenziamento in tronco da parte di Feltrinelli nel 1953, almeno gli venisse riconosciuto che la bibliografia della stampa periodica era anche una sua creatura, anzi soprattutto una sua creatura. E di che cosa si trattava? Ecco,
Si trattava appunto di un censimento della stampa operaia. A dispetto del titolo, le indicazioni precisavano che non si trattava di una ricerca solo sulla stampa socialista, bensì su tutte le pubblicazioni che recavano notizie del farsi, come dire, di un movimento operaio autonomo e sorto dalle classi popolari, e quindi anche si dava indicazione ai corrispondenti di censire la stampa cattolica, il movimento, le aree della dottrina sociale cattolica, ma anche chiaramente per esempio la stampa anarchica o anche pubblicazioni di impronta moderata, purché dessero informazioni appunto sulle prime esperienze organizzative del movimento operaio sul territorio. Quindi socialista, ma non solo socialista, e non solo. Lo stesso termine bibliografia è inesatto per questo progetto, perché il progetto di Bosio della Peruta, per l'appunto, era un progetto di catalogo, cioè le fonti non dovevano soltanto essere descritte nei loro indicatori bibliografici fondamentali, ma doveva essere dato l'indicazione dei luoghi fisici in cui le copie si trovavano. Perché? Perché l'idea di questa bibliografia era quella di dare un impulso a degli studi che in quel momento la rivista Movimento Operaio reinventava, rifondava dopo la catastrofe e dalle macerie del fascismo. Quindi questa idea di costruire una rete di corrispondenti in tutta la penisola, veramente da Aosta ad Agrigento, che si recassero non soltanto nelle biblioteche nazionali, ma anche nelle biblioteche provinciali, nelle biblioteche comunali e ancora di più in queste linee guida che si leggono sul movimento operaio, andassero a cercare da ex militanti sopravvissuti e riemersi nell'Italia repubblicana dopo gli anni di persecuzione, perché potevano essere coloro che disponevano di collezioni di fogli periodici. Quindi anche in queste linee guida c'era già una prima indicazione di un rapporto con le fonti orali, diremmo oggi, come un elemento necessario. Ancora, tra le indicazioni date a questi corrispondenti c'era quello di andare a verificare negli archivi di Stato, tra le carte della questura, perché la stampa operaia aveva vissuto già prima dell'avvento del fascismo in una perenne condizione di persecuzione da parte delle autorità politiche, quindi numeri unici o pezzi di collezioni, di piccole collezioni, potevano essere reperiti fra i sequestri, sostanzialmente, i sequestri di polizia. E ancora, per rendervi l'idea di come questo progetto fosse estremamente ambizioso, non solo non si tratta soltanto di una bibliografia, ma di un catalogo che quindi presupponeva da parte dei ricercatori una vera e propria presa di contatto con i luoghi che sul territorio conservavano queste fonti, ma la scheda predisposta da Bosio della Peruta e poi coordinata appunto da Feltrinelli prevedeva una descrizione interna del periodico estremamente accurata, estremamente dettagliata, tanto che più volte negli scambi e nella corrispondenza loro parlano di una piccola prima monografia su quel giornale, e il che voleva dire sul movimento operaio locale di quella realtà, senza gerarchie fra i grandi centri del movimento operaio. Nel caso di Arbizzani, chiaramente per la fine dell'Ottocento è Imola la capitale del movimento operaio, prima ancora che lo diventi Bologna. Una piccola monografia che doveva essere poi l'embrione di un successivo approfondimento destinato alle pagine di movimento operaio. E appunto per questo fu allestita con grande fatica, io veramente mi stupisco, ho guardato la corrispondenza della Peruta, dell'impegno profuso nella corrispondenza che si trova appunto sia nelle carte della Peruta, che era un grande archivista, ma sul suo archivio non lo è stato come nel lavoro che ha svolto, per altri contesti, e dall'altro nella fase iniziale anche nell'archivio di Bosio. Io ho ricostruito una rete di corrispondenti provinciali che comprende circa 140 persone, quindi una grossa rete. Che cosa mancava a Bosio, sia per portare avanti il movimento operaio, sia per portare avanti la bibliografia della stampa periodica? Che mancavano i capitali, sostanzialmente, e fu questo il sostegno dato da Feltrinelli, perché i corrispondenti
può stupirci in tempi di lavoro gratuito estremamente diffuso, venivano pagati, erano, potremmo dire, dei lavoratori cognitivi precari in qualche modo, che ricevevano per ogni scheda compilata e restituita, tra l'altro con un processo molto laborioso di compilazione delle schede, un loro compenso. E devo dire che la cosa più appassionante di questa ricostruzione è per me proprio la, diciamo, la prosopografia di questo gruppo di persone, perché come ha ricordato il professor Varni, troviamo tra i corrispondenti alcuni di quelli che saranno poco dopo, qui stiamo parlando ancora proprio nel 52 sostanzialmente viene avviata sotto la direzione e con, diciamo, il finanziamento di Feltrinelli questa ricerca. Troviamo i grandi nomi poi della storiografia contemporaneistica del dopoguerra, sono già stati ricordati Ernesto Raggianieri, Giorgio Moro, Giuliano Procacci, che lavorano ovviamente a Firenze alla Biblioteca Nazionale Centrale, che è un punto di snodo perché era il luogo che conservava delle grandi collezioni, delle prime bibliografie di stampa periodica, ma anche altre figure, Luigi Ambrosoli, che forse conoscete come storico della scuola, Cafagna fece un solo giornale, adesso non mi ricordo quale, per il volume milanese, e molti altri. Troviamo per esempio il giovane Valentino Parlato, appena rientrato dalla Libia, in quegli anni funzionario alla Federazione del Partito Comunista di Agrigento, che fa la schedatura dei periodici di Agrigento. E poi accanto a questi nomi più noti, un'intera leva di soggetti che all'epoca nel linguaggio militante di allora venivano chiamati gli elementi qualificati, i compagni intellettuali nei partiti. Cioè, nelle province in cui Bosio della Peruta non dispongono già di uno storico attivo nella rete di movimento operaio, Raggianieri e gli altri che vi ho nominato erano già allievi dei grandi maestri della generazione degli anni 30, ma soltanto con questa prima pattuglia non si sarebbe riuscito a coprire le 90 province. Per cui si ricorre a cosa? Alle federazioni dei partiti, socialista e comunista, rivolgendosi a quei soggetti che lavorano nelle commissioni cultura dei partiti, sostanzialmente, e che sono chi? Professori di scuola oppure giovani laureati che si impegnano con grande passione, con grande convinzione in questo lavoro. E quindi nella mappa dei corrispondenti emergono alcune, diciamo, realtà culturali locali di questo mondo intellettuale attivo nei partiti, nel Partito Socialista e nel Partito Comunista, con una forte propensione, proiezione sul lavoro di ricostruzione storiografica e la costruzione di uno spazio di ricerca per il movimento operaio, che vanno dal giro dei redattori di La Terza per Bari ai giovani insegnanti che lavorano nel convitto Rinascita di Venezia, penso per esempio a Venezia, oppure appunto attorno alla Commissione Culturale di Torino con Luciano Segre, dove si riuniscono i giovani laureati di Guido Quarza o di Walter Maturi, a cui viene assegnato questo piccolo, appunto diremmo, lavoretto intellettuale, che è però, l'ho sottolineato in un bellissimo saggio da Ripiussa, una vera e prima lavoro di formazione di competenze in un terreno e su uno snodo della storia italiana tutto da costruire, perché la storia dell'Italia post-unitaria durante il fascismo era rimasta in qualche modo bloccata, impantanata dentro ai paletti che il regime aveva dato alla storiografia, e quindi questi giovani, appunto, militanti disponevano di un numero molto limitato di pubblicazioni per capire da dove venivano gli spazi, gli ambiti, le idee dentro cui, con molta convinzione, spesso dopo aver fatto il bagno nella esperienza resistenziale, si trovavano a muoversi. Bene, fra questi corrispondenti trovo anche Luigi Arvizzani. Luigi Arvizzani, la prima traccia del suo aggancio a questa esperienza è una lettera del 1950 a Gianni Bosio, conservata a Mantova, in cui si presenta come un funzionario, un sindacalista della Confederazione bolognese, che sin dall'inizio ha creduto nella rivista Movimento Operaio, un appassionato e convinto abbonato
sin dal 1949. Non so se qualcuno di voi ha mai visto i primi fascicoli del movimento operaio, stiamo parlando di fogli quasi, quasi ciclostile, con la famosa mano di Gianni Bose sulla copertina, a cui, come noto, poi nel 52 Feltrinelli portò in dote la possibilità, come dire, di dare vita a una vera e propria rivista. E quindi Albizzani scrive a Bose dandogli un consiglio, presentandosi appunto come un semplice lettore appassionato dell'apertura di questo cantiere, e successivamente nel 52 lo si ricordano, no, di avere a Bologna un giovane promettente e disposto a entrare in questa avventura, e Franco Della Tuta gli propone di diventare corrispondente per questa bibliografia. Lui risponde immediatamente, e qui nel fondo Albizzani questa lettera, con grande entusiasmo, scrivendo a Franco Della Peruta: io non ho vaste conoscenze sul movimento operaio, benché abbia viva passione di acquisirne sempre più, così dicasi dell'esperienza nelle ricerche per studi dell'importanza di quello che tu mi chiedi, comunque proverei. Ecco, dopo pochi mesi Albizzani aveva già realizzato le prime schede dei periodici conservati all'archiginnasio, e questo comunque proverei sì, è tradotto nell'impegno di una vita, e l'impegno di una vita di cui i materiali che avete portato appunto a immersione e conservati nel suo fondo all'Istituto Gramsci sono una testimonianza straordinaria. Tra l'altro Albizzani era riconosciuto da Franco Della Peruta come uno dei migliori corrispondenti, appunto portò avanti il lavoro subito in modo molto solerte e molto approfondito per un territorio appunto di grande importanza per l'origine del movimento operario come Bologna, tant'è che a più riprese si parla della possibilità che il volume di Albizzani vada in stampa. Nel 53 c'è una lettera che dice stiamo andando in stampa con Albizzani, poi nel 57, poi l'ultima traccia che trovo nella biblioteca Feltrinelli, nell'archivio della biblioteca Feltrinelli, è del 60. Che cosa, diciamo, era successo? Succede che sostanzialmente intorno al 1955 la biblioteca Feltrinelli viene profondamente riorganizzata, c'è un grande cambiamento nelle priorità culturali, un grande cambiamento nel gruppo dirigente, Franco Ferri, che all'epoca dirigeva la biblioteca, viene allontanato, viene rimandato a Roma, dove dirigerà per molti anni l'Istituto Gramsci, e Giuseppe Del Bo gli subentra. Ma soprattutto in quel momento Feltrinelli dà vita alla casa editrice, quindi un po' si allontana dall'istituto, da quel progetto bellissimo, pionieristico, a cui aveva dato vita raccogliendo le prime collezioni di libri, manoscritti, archivi e una prima emeritetta. C'è anche il fatto che intorno a quella data alcuni degli storici di punta della bibliografia prendono nuovi impegni, in qualche modo, come dire, si stufano forse di questo lavoro un po' oscuro, preparatorio, e sostanzialmente il progetto della bibliografia implode su se stesso. Per un po' Della Peruta cerca di portarlo avanti, appunto portando almeno a realizzazione i volumi che erano ad uno stato più avanzato, ma non riesce, anche perché il Feltrinelli taglia i fondi, ecco. Allora, nella vicenda della bibliografia nel fallimento, diciamo, nell'abbandono da parte della biblioteca del progetto, non ci sono delle interferenze politiche, ecco. Non è una vicenda legata a uno scontro tra socialisti e comunisti. C'è questa personalità molto particolare che era Gian Giacomo Feltrinelli, c'è la nuova linea, diciamo, culturale, storiografica proposta da Giuseppe Del Bo, e quindi e soprattutto nel 1956 c'è la fine dell'esperienza del movimento operaio, nel cui ambito e a cui erano destinate sostanzialmente le ricerche che questo lavoro immane di sfoglio, di censimento dovevano produrre. In realtà negli anni, e infatti Franco Della Peruta in questa presentazione, insomma, credo fosse molto contento che finalmente dopo decenni fosse riuscito credo sentisse un debito nei confronti di chi come Albizzani aveva condotto un lavoro veramente egregio, e che poi, diciamo, lo accompagnerà tutta la vita anche senza essere pubblicato, questa attenzione alla fonte stampa. Ecco, vorrei dire solo due cose su questo elemento. In qualche modo, se conoscete un po' la storia della storiografia di quegli anni,
questo progetto rappresentava in un certo senso l'anti-Manacorda in quel momento. Voi sapete che nel 1953 Gastone Manacorda aveva scritto uno dei primi libri importanti che rifondavano, anch'esso contribuivano a questa rinascita di studi sul movimento operaio, che era la storia del Partito Socialista attraverso i suoi congressi. Allora lì si affermava un modello di lavoro su documenti ufficiali in quella visione tipicamente teleologica, diciamo, dei comunisti degli anni 50, dall'utopia alla scienza, no? Dalle, come dire, dalla frammentazione della fase anarchica, delle dispute tra socialisti, fino all'approdo al partito, il partito come forma più moderna di espressione, più matura, no? Della classe operaia. In realtà Manacorda era molto consapevole dell'importanza di questo lavoro, tant'è che proprio in quel libro dice: io mi avvarrò molto, quando sarà pronta la bibliografia della stampa periodica della Feltrinelli, di questo altro versante. Perché effettivamente se voi sfogliate anche soltanto la monografia di Avezzani, quella milanese, la ricchezza di culture del lavoro e di culture politiche che presiedono all'elaborazione di un punto di vista a una domanda di partecipazione delle classi subalterne alla vita politica è sorprendente, è di una ricchezza estrema. E la fonte della stampa, ripeto, con questo approccio alla stampa assolutamente privo di gerarchie, per cui l'avanti certo ha bisogno di una schedatura più lunga, tant'è che viene affidata a Gaetano Orfè, che poi farà molti usi, convive con il numero unico della provincia di Busto Arsizio, che è capace di darci delle informazioni su un momento di conflitto, su una rivendicazione, su gruppi e circuiti intellettuali che si collegano finalmente alle masse e che, diciamo, pongono allo Stato appunto il tema delle masse. Quindi credo che in qualche modo oggi c'è un piacere e uno stimolo a riscoprire quella proposta, che era una proposta appunto molto legata al progetto storiografico del movimento operaio, di una storiografia delle culture del lavoro nel territorio e appunto al ricorso a questo tipo di fonte molto preziosa, perché naturalmente una fonte a cavallo tra storia politica e storia sociale in qualche modo. E non è un caso che anche Della Peruta e gli sviluppi della storiografia di Della Peruta in direzione della storiografia sociale abbia alle spalle questo lavoro appunto di presa di contatto con questa miriade di fonti che accendevano per una generazione affamata di conoscere questa storia, questo affresco delle culture del movimento operaio. Ecco, io concludendo, un progetto appunto fallito, chissà se andassimo a cercare, perché la Fondazione Feltrinelli non conserva tutto il lavoro dei corrispondenti, molto lavoro dei corrispondenti o fu fatto male, insomma nella corrispondenza si trovano anche le correzioni della Peruta, perché alcuni di questi non avevano una formazione adeguata, un lavoro così pignolo come quello poi condotto da Arvizzani, quindi molto di questo materiale è andato disperso. Però appunto in qualche modo a partire da questo lavoro di Arvizzani possiamo immaginare qual era il progetto e qual era il lavoro di molti altri. Oltre al suo, appunto, soltanto altri due corrispondenti sono riusciti negli anni a portare avanti autonomamente, a portare ad un esito oggi consultabile le loro ricerche. Uno è Luigi Ambrosoli, che fece il corrispondente per Varese, e uno è appunto Santarelli, in realtà non lui, ma probabilmente un suo allievo, una parte in realtà molto piccola del lavoro che aveva fatto sulle Marche Santarelli, perché si tratta soltanto dei periodici di Pesaro e di Urbino. Quello che mi rimane come domanda e che mi viene spontanea dalla conclusione del professor Varni, cioè se questo sia un testamento, diciamo lettera morta in qualche modo, o chissà che possa essere un punto di partenza per nuove ricerche sullo sviluppo, la nascita del movimento operaio alla fine dell'Ottocento, un periodo storico a cui secondo me oggi la sensibilità degli storici del lavoro, in generale gli storici sociali oggi, va con più curiosità di quanto non
sia l'esperienza dell'età fordista, come dire, cioè c'è una riscoperta, c'è un desiderio di riguardare alla costruzione di forme di organizzazione sul lavoro e sul territorio di tipo molto pluralistico, molto composito, e credo sia una suggestione del presente. Quindi se in qualche modo l'università e l'accademia metterà a disposizione in qualche modo la possibilità di fare ricerche, io mi auguro, spero, che questo lavoro di Arbizzani non rimanga solo come un testamento, ma sia l'inizio di una ripresa di nuovi studi su quegli anni e su quel momento centrale, spartiacque della storia d'Italia. Grazie. Grazie davvero per questa introduzione storica preziosissima, che ha raccontato a tutti noi anche alcuni elementi che poi vedremo nella ricerca quando sarà completata, ma che ci aiutano anche a capire meglio il lavoro che è stato svolto. Ora la parola a Rosaria Campioni come protagonista del progetto. Confesso che quando, non so se si sente. Confesso che quando lo scorso anno ho avuto in mano fisicamente il volume di Luigi Arbizzani stampato dall'editrice Compositori, ho tirato un sospiro di sollievo. Un sospiro di sollievo per la promessa mantenuta, promessa che era stata fatta addirittura dal mio predecessore, da Lazzarino Pisauri, a Luigi Arbizzani. E come racconta Siriana Soprani, una nota all'edizione che dà conto appunto di questo lungo percorso. Ma ho provato anche soddisfazione per l'uscita della collana Erba, alla quale sono sempre stata molto affezionata, perché è una collana di repertori, di cataloghi utili alla professione, di questa uscita del repertorio di cui si sentiva la mancanza soprattutto da parte degli storici. Mi limito a una citazione, quella di Franco Andreucci e Tommaso Detti, che nell'introduzione al dizionario biografico del Movimento Operaio Italiano, dopo aver sottolineato la crescita dell'interesse per la storia del movimento operaio, rilevavano, cito, la carenza di strumenti di informazione e di lavoro. E in particolare lamentavano che la bibliografia della stampa periodica operaia socialista italiana dell'Istituto Feltrinelli si fosse arrestata dopo la pubblicazione delle parti concernenti Milano e Messina. Siamo nel 1973. Il valore dell'indagine della ricerca condotta da Luigi Arbizzani sui periodici di Bologna e provincia è stato ribadito, come è stato detto più volte qui, dal direttore di quell'iniziativa, che era appunto Franco Della Perotta, in varie occasioni pubbliche. Ne ricordo una, quella di Conservare il Novecento, dedicata nel 2001 proprio alla stampa periodica. Franco Della Perotta diceva: in questi ultimi 50 anni, nel trattamento dei periodici, si è utilizzata anche, oltre alla catalogazione di tipo bibliografico, una catalogazione tipologica. Cioè, si è cercato di individuare per categorie una serie di periodici, dando, oltre ai dati esterni, anche descrizione, sia pur sommarie, dei contenuti e degli orientamenti. La prima esperienza in tal senso fu fatta alla Feltrinelli, dove lavoravo a proposito dei periodici operai socialisti italiani dal 1861 al 1926. Per quanto riguardava gli studi sul movimento operaio socialista, si veniva da un vuoto pneumatico e si pensò quindi che fosse importante individuare su scala nazionale, provincia per provincia, i titoli dei periodici politici, operai, socialisti, cattolici, sindacali, di cercarli nelle varie biblioteche e darne poi la descrizione interna. L'iniziativa andò avanti per alcuni anni. Uscirono due volumi dedicati ai periodici operai socialisti di Milano e un volume sui periodici di Messina, a opera di Gino Cerretto. Poi l'editore Feltrinelli troncò l'iniziativa, poiché non era remunerativa, ma
nuclei molto importanti di questo lavoro esistono alla Biblioteca Feltrinelli. Per esempio, per Bologna questo lavoro è stato fatto da Luigi Arvizzani, che ha dedicato anni al suo completamento e forse dovrebbe pubblicarlo grazie all'Istituto Beni Culturali dell'Emilia Romagna. Se devo confessare una cosa, della Peruta fu molto più duro quell'intervento rispetto allo scritto che poi è apparso qui. Io ero in prima fila, di fianco avevo la sua moglie, la Lili Dalle Nogare, e praticamente addossò all'Istituto per Beni Culturali la colpa che non fosse ancora uscito. Dopodiché, appena finì di parlare, mi disse a Franco della Peruta: guarda che non si può pubblicare quello che non si ha in mano. Quindi questo per dire tra parentesi, perché evidentemente ci teneva moltissimo proprio Franco della Peruta questa pubblicazione. Ecco, già scusate questa breve testimonianza che mi riporta a quella giornata. Già da queste riflessioni, seppure sintetiche, di queste della Peruta si colgono appunto le caratteristiche del repertorio, che non si limita alle descrizioni bibliografiche dei periodici elencate appunto in ordine cronologico di pubblicazione, ma per ognuno dà indicazioni circa l'orientamento e il contenuto prevalente. Sono schede molto ricche. Il lavoro di revisione per la pubblicazione della collana del BBC, iniziato quando l'autore era ancora in vita, come è stato detto, si è rivelato più complesso del previsto ed è stato infine ripreso per conto della Fondazione Granchi Emilia Romagna e portato a compimento da Maria Chiara Sbiroli, che ringrazio molto e che poi illustrerà i criteri seguiti. Qualcuno dei presenti, a mio parere, però, si sta chiedendo se valeva la pena pubblicare una ricerca intrapresa più di mezzo secolo fa, quando non esisteva ancora internet e non erano disponibili cataloghi online e periodici digitalizzati, come oggi, ve ne sono tanti e si trovano. La risposta, a mio parere, è affermativa, sotto diversi punti di vista. Appunto, il primo è che i cataloghi online, mi riferisco in particolare a SBN o all'Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici, il cosiddetto ACNP, consentono l'accesso alle descrizioni bibliografiche insieme alla collocazione delle biblioteche, ma non comprendono le descrizioni interne, quelle di contenuto, e la vita reale di ciascun periodico, quindi sono molto molto meno informative rispetto a quello che ci danno queste schede. A dire il vero, però, su Bologna occorre dire che 3 anni fa è uscito uno strumento nuovo che ha visto la luce appunto grazie alla biblioteca di Imola. Imola è già stata citata come una delle città principali per questo discorso che stiamo trattando oggi. E il volume, pubblicato appunto 3 anni fa dalla Biblioteca di Imola, si intitola Leggere la città, giornali molesi dal 700 a oggi, e comprende, se non ricordo male, 370 titoli con anche schede di contenuto di giornali molesi usciti dal 1790 al 2010, però appunto si tratta solo dei giornali che hanno visto la luce a Imola. Però è un lavoro che in un certo senso richiama questo come modalità, perché appunto non ha solo descrizioni esterne ma anche descrizioni interne. Del resto Arvizzani conosceva bene la cospicua collezione conservata a Imola, e in particolare ricca soprattutto di numeri unici, in particolare anarchici, con titoli davvero eloquenti come La Canaglia, La Plebaglia, La Marmaglia, La Poveraglia. E intervenendo a un convegno importante che venne fatto a Bologna dalla Regione Emilia-Romagna insieme al Comitato per la Storia del Giornalismo all'Istituto per i Beni Culturali nel 1978, Arvizzani diceva: sostengo che i fogli numero unico siano da considerarsi periodici e che, escludendo tali numeri unici, si esclude una gran parte del giornalismo. Ad Imola, ad esempio, nel 1890 nasce un giornale anarchico, appunto La Canaglia. Il primo numero, il supplemento al primo numero, il
secondo numero e il supplemento al secondo numero vengono tutti sequestrati. I redattori reagiscono pubblicando dei numeri unici. In effetti continuano il loro periodico. I vari numeri unici escono con la stessa periodicità, cambiando di volta in volta i nomi dei redattori per il gerente responsabile. Così pubblicarono per un mezzo anno il loro giornale, sotto forme che oggi ci appaiono di numero unico. Perché fare il numero unico non comportava avere l'autorizzazione di legge e distribuiva le responsabilità, che voleva dire anche il carcere, dal gerente responsabile a tutti i redattori. Nella regione emiliana questi casi sono centinaia e centinaia. Tornando ai motivi di interesse per la pubblicazione alla stampa, occorre rilevare che Arbizzani ha svolto il censimento esaminando direttamente i periodici presso gli archivi di Stato di Bologna e Napoli e in una quindicina di biblioteche, non solo della nostra regione. Ha consultato anche i periodici conservati presso il principale archivio nazionale della stampa periodica italiana, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. E lo ha fatto prima dell'autunno 1966, ossia l'anno in cui la nazionale è stata colpita dalla disastrosa alluvione, con inevitabile perdita di non poche testate, in quanto i giornali erano stati collocati per la massima parte nel sottosuolo della biblioteca. Ciò non sorprende, perché tra le biblioteche e la stampa periodica di norma vi è un, diciamo, un rapporto ambivalente. Da un canto i bibliotecari sono convinti dell'importanza e della rilevanza informativa che abbiamo di bibliotecari in sala, che sono proprio dei periodici, la rilevanza informativa dei periodici, e si allestiscono spesso anche degli appositi spazi per la consultazione. Ma dall'altro si lamenta, insieme alle difficoltà di trattamento, l'eccessivo ingombro che si scontra appunto con l'annosa carenza di spazi delle biblioteche. Per non parlare poi dei problemi conservativi che sono già all'origine dei periodici, con l'uso di una carta che è poco di qualità. Ecco, quindi nessuno dubita ovviamente dell'importanza dei periodici di interesse locale per la conoscenza del territorio e in particolare della vita della comunità. Anche agli albori proprio dell'attività dell'IBC a favore delle biblioteche vi fu un intervento volto a preservare e a valorizzare le raccolte storiche dei periodici posseduti dalle varie biblioteche comunali. E proprio a seguito di quel convegno che ho citato prima, giornali, biblioteche e archivi, l'IBC promosse una campagna di microfilmatura davvero grossa, con un grosso impegno economico, 700 milioni di lire di allora, proprio su questa raccolta di periodici. L'attività è proseguita con minori mezzi, è inutile dirlo, e anche in anni più recenti, con interventi di digitalizzazione che hanno coinvolto anche raccolte di periodici locali, proprio di questo carattere politico, anche presso istituti privati come la Biblioteca Gino Bianco a Forlì, e li trovate digitalizzati in rete. E inoltre, nell'esercizio delle funzioni di tutela, la Soprintendenza per i Beni Librari ha sempre negato le richieste di scarto relative alle raccolte di periodici locali e semmai ne ha indirizzato il trasferimento e il deposito verso strutture idonee qualora appunto un istituto non fosse in grado di conservarli adeguatamente. Sono già state dette molte cose, quindi mi avvio alla conclusione citando semplicemente il primo riscontro positivo che ho avuto riguardo a questa pubblicazione. Ed è successo l'anno scorso quando ho donato fresco di stampi il volume a Valerio Evangelisti, il quale l'ha subito sfogliato con una grande curiosità e ha espresso un profondo apprezzamento. Infatti la lettura dei giornali di quel periodo è stata per lui fondamentale per scrivere la storia di queste famiglie romagnole, Emiliano Romagnoli, vissute a cavallo tra 800 e 900,
che sono protagonisti della trilogia che sta scrivendo, intitolata Il sole dell'avvenire, appunto dal titolo del periodico socialista rivoluzionario stampato a Ravenna nel 1882, con chiaro riferimento all'Avanti di Imola, e ovviamente subito sequestrato, quindi dopo continuò con altri titoli, Il comune e così. L'accurato, enorme lavoro di Luigi Arbizzani fornisce, a mio parere, quindi una bussola tuttora utile per navigare distesamente, grazie alla stampa, non è la stessa cosa consultare delle schede a computer che avere in mano, questo è il mio parere, anche se so che essere vicino al Presidente che è più orientato sul digitale, e distesamente appunto fra più di 500 titoli di periodici che hanno avuto una vita complessa, e quindi davvero le schede sono molto utili per capire la vita interna dei periodici, grazie anche ai 4 indici che correggono appunto questo repertorio. Ringrazio la famiglia, in particolare la figlia Arcadia, la Fondazione Gramsci e i presenti che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. Grazie. Bene, ora la parola alla giovane autrice che ha evitato questo lavoro, perché ha svolto egregiamente fino alla sua conclusione la cura. Maria Chiara Ghira. Grazie a Silvia Soprani. E, ovviamente il primo ringraziamento che mi dovete concedere è proprio a Siriana e alla Fondazione Gramsci Emilia Romagna, che mi hanno concesso l'onore, nonché l'onere, di portare a termine questo lavoro. Ci tengo particolarmente perché è stato il primo incarico ufficiale che ho avuto presso la Fondazione Gramsci Emilia Romagna e che mi ha traghettato dall'essere una volontaria civile a diventare bibliotecaria della Fondazione, quindi un passaggio importantissimo, professionalmente parlando. Da subito mi sono reso conto che più che un onore, era davvero un onere, perché ereditavo un lavoro enorme, importante e sterminato, mai portato a termine. Parlando in termini appunto di conservazione del documento digitale, il cartaceo verso il digitale, eccetera, non posso non sorridere pensando che il mio primo approccio con i volumi di Arbizzani è stato in 5 floppy disk che nel 2009 mi sono stati consegnati, quando ormai i computer non avevano più neanche la porta per leggere i floppy disk, e che erano praticamente l'ultima versione, quella che più si avvicinava all'idea che Arbizzani aveva di come sarebbe dovuto essere il repertorio una volta stampato, e che era il lavoro conclusivo condotto insieme al nipote proprio in previsione della stampa. Grazie comunque all'informatico i file sono stati immediatamente recuperati e resi disponibili, e da lì è partito poi il mio lavoro di revisione su questo materiale, che è consistito comunque in un confronto costante tra appunto questi file digitali e quelli che erano i materiali d'archivio donati dalla famiglia Arbizzani e conservati presso la Fondazione Gramsci. Devo dire che io purtroppo non ho conosciuto personalmente Luigi Arbizzani, ma nelle sue carte, nel suo archivio, nel suo lavoro, l'ho sentito molto presente, nel senso che ho potuto toccare con mano la cura, la precisione, l'importanza che per lui rivestiva la documentazione storica, e che davvero ha permesso poi alla Fondazione Gramsci di acquisire un patrimonio librario e documentario incredibile, enorme. Noi ancora adesso continuiamo a catalogare la documentazione che lui ci ha donato, non riusciamo a portare a termine questo lavoro perché è una quantità immane di materiali. E a fianco al materiale di preparazione del repertorio c'era anche la collezione
dei periodici socialisti e democratici che Luigi Avvizzani aveva raccolto e aveva conservato come un nucleo di documentazione a sé stante e che gli è servito per la compilazione delle schede di questo repertorio. Alcuni dei periodici che sono censiti nel repertorio, alcuni dei numeri unici, prima di arrivare alla lavorazione per la stampa non erano presenti in nessuna biblioteca in Italia. Li abbiamo ritrovati nella documentazione di Avvizzani, adesso sono rintracciabili attraverso i cataloghi online del Servizio Bibliotecario Nazionale, ma se Avvizzani non li avesse conservati con la cura che lo contraddistingueva, quella documentazione adesso sarebbe perduta. Quindi anche per questo, questa è una piccola testimonianza di quanto questa figura sia stata importante, non soltanto per la storia di Bologna, ma appunto per la storia del movimento socialista operaio a livello nazionale. Quindi il mio lavoro è stato semplicemente quello di traghettare questo materiale, comunque ancora parzialmente incompleto, e di portarlo alla stampa. La decisione è stata quella di non toccare quello che Avvizzani aveva scritto, quindi qualsiasi mio intervento all'interno del volume è inserito in nota per evitare manomissioni di qualsiasi tipo sul suo lavoro. Gli unici casi in cui sono intervenuta proprio sulle schede era quando si trattava appunto di dover correggere degli errori magari di battitura su un titolo che ovviamente avrebbero pregiudicato la possibilità poi di andarlo a cercare magari nei cataloghi e così via, ma appunto il lavoro che potete vedere all'interno del volume è interamente un lavoro svolto da Avvizzani con una serie di integrazioni in nota dove si è reso necessario perché magari per esempio mancavano alcuni dati come il luogo di pubblicazione piuttosto che la collocazione nelle biblioteche italiane. Il fatto che appunto questo progetto di collana di repertori prevedesse anche l'inserimento della localizzazione all'interno delle biblioteche anche oggi non è scontato e mi riallaccio a quanto detto in precedenza da Rosaria Campioni, perché intanto nella mia pratica quotidiana come bibliotecaria mi rendo conto che ormai si pensa di poter trovare tutto su internet e si pensa di poter trovare tutto anche sui cataloghi. Non è così. Lo ribadisco continuamente agli studenti che vengono a fare ricerca in biblioteca. Non basta. Un documento che non si trova tramite catalogo non è che non esiste. Forse semplicemente non è nel catalogo online, ma è nel catalogo cartaceo che ancora è un complemento purtroppo, per fortuna, fondamentale nelle biblioteche storiche. E a questo proposito, un altro aneddoto che vorrei ricordare insieme a voi è stato il ritrovamento in una biblioteca storica nella quale sono andata a cercare dei periodici su cui avevo bisogno di completare alcuni dati. Io sono arrivata in questa biblioteca dicendo: voi avete questi periodici, questi numeri unici, ma non sono nei vostri cataloghi. Il problema è che io non li trovo neanche nei vostri cataloghi cartacei, ma io ho la collocazione, perché Avvizzani aveva segnato la collocazione di questi periodici. E i bibliotecari mi hanno detto: ma è sicura? Sì, sono sicura, perché io ero arrivata a un punto di certezza, cioè se Avvizzani diceva che quel periodico era in quella biblioteca, il periodico era lì sicuramente. Ed effettivamente, guidata dal bibliotecario, ho raggiunto lo scaffale e il cassetto contenente questi numeri unici, che sono finalmente emersi. Dopodiché, attraverso la discussione con i bibliotecari, è emerso che un bibliotecario andato in pensione ormai da almeno 6 anni e così via, aveva curato un catalogo dei numeri unici a schede che era rimasto dimenticato insieme al suo materiale di lavoro. Quindi questo catalogo non era stato più ritrovato. E questi materiali, che erano conservati negli scaffali della biblioteca, erano persi, perché nessuno aveva più la memoria della loro esistenza. E grazie a Luigi Avvizzani questo catalogo è stato recuperato. Quindi, anche appunto, può sembrare una cosa un po' naif, molto appunto da bibliotecare
il piacere del ritrovamento di questo materiale, però magari questi numeri non ci serviranno più avanti per la ricerca di qualche storico, e grazie a Barbizzani appunto sono stati restituiti alla ricerca storica, e credo che questa fosse la cosa che di più lo avrebbe reso soddisfatto del suo lavoro, perché il suo orientamento, per quello che ho potuto vedere attraverso il lavoro, era sempre quello di conservare per tramandare, perché c'era una lezione e un insegnamento che andava tramandato alle generazioni future. Quindi io voglio chiudere appunto in questo modo, ringraziando Luigi Arbizzani per il lavoro svolto, ringraziando tutti i presenti che mi hanno dato la possibilità appunto di avere il mio nome legato a questa importante pubblicazione. Grazie a tutti voi. Io credo che siamo tutti abbastanza soddisfatti di questa giornata e delle cose che abbiamo ascoltato. Credo che questo testamento, lo vogliamo considerare, sia sicuramente un testamento molto attivo e anche molto utilizzabile dalla ricerca. Ne abbiamo già alcune dimostrazioni, già da oggi in biblioteca, di richieste di utilizzo, venivano anche citate alcune. E quindi credo che questo sia comunque uno strumento che funziona perfettamente anche per la nostra ricerca al giorno d'oggi. Vi consiglio di leggere o rileggere, una lettura molto, molto breve, molto veloce, però molto significativa, che è appunto l'introduzione di Franco Della Peruta, perché secondo me è una riflessione che forse può venire dal confronto fra ieri, fra quello che ormai è così lontano nel tempo, come gli anni 50 e come le ragioni che hanno determinato questa ricerca. Da quella, secondo me, da quella lettura si può forse cogliere e riflettere su come è cambiata la cultura storica, quella dei ricercatori, quella degli storici, e quindi quella anche che in qualche modo noi acquisiamo, molti di noi acquisiscono anche dal lavoro che svolgono o da quello che ascoltano come in giornate come quelle di oggi. Anzi, io credo che sarebbe interessante, vedo che qui ci sono presenti alcuni giovani storici, e sarebbe anche interessante fare una riflessione su quella che è stata la cultura storica di generazioni come quelle di Franco Della Peruta, di Luigi Arbizzani e di quegli storici che venivano citati prima, e quella invece che è la cultura storica di oggi, di chi fa ricerca, ma anche di chi la ricerca poi appunto ascolta, segue e ne fa tesoro. Perché forse questo cambiamento ci può anche aiutare a capire un po' meglio il nostro tempo, che invece a volte facciamo così tanta fatica a cogliere e a capire. Io vi ringrazio molto e al prossimo appuntamento. Grazie ancora all'Istituto dei Beni Culturali e alla Biblioteca per averci ospitato.